video dei prodotti scoperta del periodo, tutti i prodotti più interessanti scovati nell'ultimo mese, ma in realtà parliamo ormai di quasi due mesetti. Come sempre dividerò tutto per categorie, skincare, makeup, accessori, serie TV, eccetera, e vi lascio qua sotto nell'info box tutti i prodotti di cui parlerò, in modo che se poi mi perdo oppure avete bisogno di un nome più specifico, lo trovate qua sotto. Skincare del periodo, due novità sono entrate a far parte della mia skincare giornaliera. Uno è un siero molto particolare che io sto amando alla follia, e questa è la crema gel associata. Io quando inizia a fare più caldo tendo a accantonare le creme e a dirigermi verso i gel. L'ho sempre fatto ormai da diversi anni e preferisco questo tipo di texture, appunto gelosa, più fresca, sia per il caldo sia in combo con il fondotinta. Non so se siete soliti a farlo anche voi, però io amo fare così, e questi sono Biotherm della linea Acqua Source. Questo è il mio pezzo preferito in assoluto perché è straversatile. Ci siamo resi conto che mi piacciono i prodotti versatili. In pratica è un siero, è al 90% tra l'altro di origine naturale, ed è un siero bifasico, va shakerato e si può utilizzare o prima, quindi sul viso pulito, a mo' di siero normale, semplicissimo, è bello idratante, è bello illuminante, oppure potete mischiarlo alla crema viso, oppure potete mischiarlo al fondotinta. Quando volete renderlo un poco più idratante e un po' più illuminante, no, non lo scioglie, no, non rovina il fondotinta minimamente, e no, non ha nessun effetto sulla adesione alla pelle, anzi in realtà si può mettere anche dopo il trucco, quindi sopra il fondotinta a mo' di effetto glowy, però io preferisco utilizzarlo mischiato al fondotinta oppure prima. È un prodotto versatilissimo che mi sta piacendo tanto, questi li sto usando tutti i giorni. Devo decidermi a fare la skincare routine aggiornata, però ragazze, io ve lo dico sempre, io modifico molto i prodotti che utilizzo a seconda del periodo. Esempio, adesso che arriva il caldo, per tutta l'estate utilizzerò questi perché ho bisogno di leggerezza, di freschezza e allo stesso tempo di idratazione. Per la notte ne uso degli altri, oppure scopro un nuovo prodotto ne uso un altro, quindi ho paura magari di farvi vedere la mia routine e poi magari due mesi dopo non è più quella. Quindi in realtà dovrei fare un milione di skincare routine all'anno. Non so, fatemi sapere voi, se volete lo facciamo direttamente su Instagram Stories o faccio una diretta su Stories e così chiacchieriamo un po' di pelle. Non so, fatemi sapere voi. Due prodotti sono sempre sul mio viso attualmente e sono un fondotinta e un illuminante molto molto particolare, oserei dire forse uno degli illuminanti più versatili e più belli in circolazione. Il fondotinta è quello di NARS ed è il Natural Radiant Longwear Foundation, ed è un fondotinta molto probabilmente consigliabile a quasi tutti i tipi di pelle, a meno che voi non abbiate una pelle estremamente estremamente grassa. È un fondotinta che ha un ottimo coprenza sin dalla prima passata, va a coprirmi l'80-90% delle mie occhiaie, è fluido, cremoso, si sfuma e si stende molto molto facilmente. Con la Beauty Blender ha già un'ottima coprenza, se lo usate con un pennello diventa praticamente quasi full coverage. Lo indosso anche in questo momento e vi dico che è sul mio viso da stamattina alle 8, ora sono più o meno le 6 di sera, 6 e qualcosa, e non ho fatto ritocchi, ha veramente una durata altissima. È stata una piccola rivelazione, in realtà io ho diversi fondotinta NARS e praticamente quasi tutti mi fanno impazzire. Diciamo che per quanto riguarda la base, NARS è un brand che io amo particolarmente. Il finish è delicatamente luminoso ma non è oleoso, durante la giornata non si secca, quindi mantiene un certo grado di idratazione. Io credo che sia uno dei fondotinta più interessanti che ci sono in circolazione in questo momento. Mi raccomando, shakeratelo bene prima di utilizzarlo,
farlo. Comunque vi consiglio di andare in negozio a pucciare, vedere un po', perché merita una possibilità. Invece la polvere di cui vi parlavo prima è l'highlighter di Puro Bio in una colorazione per me inusuale, perché prima di iniziare a usarlo non avrei mai pensato di riuscire a sfruttarlo, perché è un illuminante rosa, rosato scuro, che difficilmente veramente avrei visto su di me. In realtà lo sto usando tantissimo, lo applico molto anche sulle guance al di sopra del blush per dare quell'effetto bagnato, si sposa benissimo con i blush perché appunto ha un sottotono rosa. Lo uso anche come ombretto e ogni volta che una polvere viso si presta bene ad essere utilizzata anche sugli occhi, per me è 10. Questa è una delle nuove uscite di Puro Bio, ma in generale gli illuminanti di Puro Bio hanno questa caratteristica particolare di essere sì in polvere, ma di avere una texture quasi cremosa, quindi hanno una sfumabilità e una pigmentazione altissima, non perdono polvere in giro, non sfarinano minimamente e hanno un'adesione sulla pelle altissima. Questo è veramente un prodotto di ottima, ottima qualità. Parliamo di capelli, tasto dolente per me in questo esatto momento, perché ogni mattina mi sveglio, mi guardo allo specchio sperando che questo benedetto ciuffo frangia sia cresciuto di 3 cm durante la notte, cosa ovviamente che non è possibile. Comunque, ho scoperto, in realtà ormai da un bel po' di tempo, ho scoperto a... Oddio, stiamo parlando già di novembre probabilmente, non ve ne avevo ancora parlato, fitodensia o fitodensia, no, penso che si pronunci fitodensia, appunto di fito, che è un siero che si mette 3 volte a settimana sul cuoio capelluto, dopodiché si massaggia, non si risciacqua e si passa poi all'asciugatura. È pensato per i capelli fini, sottili, deboli, che non hanno spessore, che non hanno volume, cioè i miei capelli. Io questo l'ho scoperto appunto a novembre, quando sono andata, ricordo, ero con Michela, siamo andate da Namu Hair. Namu Hair è un salone per capelli che c'è a Milano, bellissimo, che accoglie solo pochissimi clienti alla volta, perché insomma si coccolano i clienti per tutto il pomeriggio, vanno a parlare della tipologia di capello, della tipologia del cuoio capelluto per cercare di capire cosa necessitano eccetera, e mi hanno fatto provare questo siero, quindi io l'ho utilizzato da quel momento e questa è la seconda boccetta che io sto andando a utilizzare. Mi piace perché secondo me sulla lunga distanza, per quello io ho aspettato mesi prima di parlarvene, sulla lunga distanza mi sta rinforzando il capello e mi sta dando più volume, quindi alla radice, un po' come se i capelli si siano leggermente rialzati, ma non si sono volumizzati quando si sono leggermente ispessiti. E vi dico che per me questo è un grande traguardo. Chiaramente non si può passare da avere un capello fino a piatto a un capello voluminoso e spesso così. Questo no, non stiamo parlando di miracoli, però all'interno ha acido ialuronico, collagene vegetale e io vedo e sento anche al tatto la differenza. Quindi se avete il mio tipo di capello, dategli una possibilità. Potevamo smettere di parlare di ascelle su questo canale? Ma vi sembra possibile che Lolla tutto ad un tratto abbia smesso totalmente di parlare di deodoranti? No! No, perché la lotta al sudore per me è continua, silenziosa, non smette mai. Anche quando voi credete che io abbia smesso, io continuo a vagare per i supermercati, per le profumerie, a cercare nuovi deodoranti. Non mi do pace. Che quando penso di aver trovato il deodorante della vita, poi... No, ma c'è qualcosa che non va. È come quando uno cerca il principe azzurro, capito? Ogni sfumatura di quel povero cristiano non va bene. Non so come mai, ragazzi, cioè trovatemi una definizione per la mia malattia, per queste ascelle, perché io non so perché non ho pace. Da ben 2 mesi a questa parte, perciò la relazione si fa seria, sto utilizzando il Dove Talc Soft. Non contiene alcol, ha una profumazione delicatissima, buonissima, molto femminile, però non troppo, non so come dirvi. La cosa che mi piace tantissimo è che all'interno ha
della crema, come dice qua, moisturizing cream, sì, la crema idratante, e quindi dà una sensazione di idratazione sotto le ascelle. Ora, non so se a voi questa cosa possa piacere o meno, non immaginatevi un pastone, delicatamente idratante, e mi piace tantissimo l'effetto. Ha una lunghissima durata, qua c'è scritto 48 ore, non ho mai tentato di lasciarlo 48 ore senza lavarmi, che ho le scampi liberi, però ha una lunga durata e soprattutto non mi fa quel brutto scherzetto che ogni tanto qualche deodorante tende a farmi, e cioè, è brutto da dire, però raga, le ascelle ce le abbiamo tutte, alcuni deodoranti tendono a irrancidire il sudore nel momento in cui magari c'è molto caldo, si tende a sudare un pochino di più. Quindi per me è promosso, non so chiaramente per quanto durerà la nostra relazione, però per ora va tutto bene. Accessorio del periodo non potevano che essere loro, questi occhiali da sole vintage, non hanno un brand, sono un bellissimo regalo che mi ha fatto una mia cara amica Alessandra, e li regalò veramente, stiamo parlando forse del 2012 o qualcosa del genere, e quest'anno li ho rispolverati perché era veramente tanto tempo che non li utilizzavo. Mi piacciono tantissimo. Attualmente questa forma, questo tipo di occhiale basso, diciamo stretto, si è rivisto molto in giro. Ero intenzionata anche di acquistarli, magari anche non vintage, non necessariamente vintage, con la puntatura o rossa o rosa cipria, però per ora appunto sto riutilizzando tantissimo questi, che sono marroni tartarugati e sono splendidi. Ripeto, sono vintage, quindi non ho un brand da potervi suggerire, però diciamo che proprio in questo periodo non è assolutamente difficile reperire questo tipo di occhiale. Infine, ma non per importanza, serie TV del periodo. Allora, in realtà ne ho viste diverse, non tantissime perché è un periodo bello pieno, bello carico, quindi sto riuscendo con più difficoltà a ritagliarmi del tempo, nonostante sia una mangiatrice di serie TV veramente da quando Netflix ce lo potevamo solo sognare. Quindi è sempre stata molto appassionata e perciò disperata quando non ho abbastanza tempo per vederle, però diciamo che due nell'ultimo periodo hanno attirato la mia attenzione. Una non mi sta piacendo tanto quanto avrei creduto, un'altra veramente mi è entrata qua, dritta qua, nello sterno, poi è penetrata, si è arrotolata al cuore e l'ha infiltrato, ok? Allora, quella che mi sta piaciucchiando meno è la casa de papel, cioè la casa di carta. L'ho detto in spagnolo perché la sto vedendo in spagnolo, perché sto cercando di imparare lo spagnolo, ragazze, ma non so come andrà. Comunque, la casa di carta, sicuramente tantissimi di voi ormai l'avrete vista, è una serie TV che parla in sostanza di una rapina organizzata in una maniera geniale. Non dico altro. Tutto lo sviluppo della serie è molto interessante, come è stato organizzato, come è stato pensato. Anche i personaggi, tutto molto avvincente, però c'è qualcosa di questa serie TV che continua a non convincermi, ci sono dei buchi nella trama, ci sono dei momenti in cui dici ma come hanno fatto a cascare proprio su questo? Cioè, ma com'è possibile che sia successo questo? Ma non so se mi sto spiegando. Nonostante questo, se volete vedere una serie TV comunque avvincente, comunque ben fatta e diversa dal solito, io ve la consiglio, però non mi ha rapita. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché può essere luogo di discussione, perché so che molti sono veramente fan sfegatati della casa di carta. L'altra serie TV alla quale, ahimè, sono arrivata un po' in ritardo è This Is Us. This Is Us è una serie TV che parla di vita, cioè se mi chiedete di che cosa parla This Is Us, se non l'avete ancora vista, parla di una famiglia e della sua storia. Quindi non è nulla di strabiliante, ma in realtà la cosa strabiliante è la realtà, è la vita, gli intrecci familiari, l'amore, le sofferenze, tutto quello che riguarda la normalità e la realtà è ciò che più ci appassiona, o perlomeno è ciò che più mi appassiona. Ovviamente This Is Us ha un attore che io amo particolarmente, il bonazzo della situazione è Milo Ventimiglia,
che noi appassionate di Mamma per amica o Gilmore Girls, come è meglio dire, ricordiamo nei panni di Jess. Jess, lo stronzo che ti fa innamorare e poi scompare. Ma lo stronzo che ti fa innamorare e poi scompare ritorna col suo cuore in mano e tu ce lo mandi a di Milo Ventimiglia, bello come il sole, buono come il pane. Ogni volta che appare senza maglietta io perdo un attimo il controllo, poi mi ricompongo, devo tornare indietro perché sono scordata quello che ha appena detto. Però a parte queste frivolezze, veramente ve lo consiglio nel caso ancora non l'abbiate visto. Veramente una serie intensa, profonda, che tocca delle corde intime. Non so come altro spiegarvelo, non voglio nemmeno spoilerare o dire altro. E io lo vedo su Amazon Prime, non so se ci sia altra possibilità per vederlo o se si trovi appunto in streaming, però segnatevelo e guardatelo. Ok miei cari, queste erano tutte le mie scoperte, insomma le cose che mi hanno appassionato nell'ultimo periodo. Spero di avervi fatto passare, non so, un quarto d'ora di puro relax. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video e se vi va iscrivetevi. Io vi mando un bacio gigante, ciao!